Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati. Vogliamo oggi raccontarvi la testimonianza che riprende Padre Pio Capuano nel suo libro Con Padre Pio come in una fiaba e che riporta un altro confratello, Padre Alberto D'Apolito. Si trovava nell'Italia centrale, impegnato nella predicazione, incontrò una donna che era vedova e sapendo che padre Alberto era di convento qui a San Giovanni Rotondo, comunque era della provincia di religiosa di Sant'Angelo Foggia, all'epoca così si chiamava, chiese, ecco, di fare per lei una domanda a padre Pio, un incarico ben preciso, se poteva risposarsi con un vedovo. Entrambi avevano circa 50 anni, entrambi vedovi. Ritornato a San Giovanni Rotondo, padre Alberto chiese a padre Pio cosa dovesse rispondere a tal proposito. Padre Pio non conosceva la vedova, ma, racconta padre Alberto, dopo un attimo di riflessione rispose, pensasse alla morte. Padre Alberto, facendo finta di non aver capito, chiese di nuovo a padre Pio: padre, che cosa devo rispondere a questa donna? Padre Pio di nuovo disse: la risposta te l'ho data. Il povero padre Alberto allora scrisse a questa signora, a questa vedova, e con delicati eufemismi le suggerì di dedicarsi alla propria santificazione. Ecco, non parlò di matrimonio. Cosa successe? La vedova, per niente soddisfatta, cercò di chiedere il padre cappellano ed una suora che erano impegnati nel servizio di casa ai pazienti di casa sollievo della sofferenza, di chiedere di fare questa domanda specifica a padre Pio. I due, entrambi, proprio per non disturbare padre Pio, cercarono di interpretare il suo pensiero. Perciò, quindi, il cappellano scrisse direttamente a questa signora, che padre Pio benediceva il suo matrimonio. Anche la suora riferì che padre Pio benediceva le sue nozze. Allora, l'anno successivo, padre Alberto si recò nuovamente a predicare nella stessa chiesa, quindi nell'Italia centrale, incontrò questa donna che gli chiese: padre Alberto, perché mi ha dato una risposta diversa da quella che effettivamente era la risposta di padre Pio? Non offenderti, disse questa donna, padre Alberto, ma io dopo la tua risposta mi sono rivolta a Fra Tizio e a Suor Caia per chiedere e fare una domanda specifica a padre Pio, che mi hanno detto entrambi, benediceva il mio matrimonio. A questo punto possiamo immaginare che padre Alberto rimase molto confuso, non seppe dare alcuna risposta, rimase anche imbarazzato. La signora, per togliere ogni dubbio, a padre Alberto gli mostrò anche le due lettere che erano giunte sia da casa sollievo, sia dal padre cappellano che dalla suora. E allora padre Alberto, rientrato qui a San Giovanni Rotondo, andò immediatamente da padre Pio e gli disse chiaramente: ma padre spirituale, perché mi ha fatto fare quella figuraccia? E padre Pio disse: ma che è successo, padre Alberto? Padre, se ben ricordi, io lo scorso anno venni a chiederti un consiglio per incarico di una vedova che voleva sposarsi con un vedovo e tu mi hai detto pensasse alla morte. Perché, padre spirituale, a Fra Tizio e a Suor Caia, padre, lei ha detto che invece benediva le nozze? Padre Pio rispose: su questo fatto sei venuto solo tu e tu solo mi hai chiesto di questa signora e io ti ho dato la risposta. Mi fanno dire tante cose che io non ho mai detto, rispose padre Pio a padre Alberto. Allora padre Alberto subito si recò all'ospedale, interrogò Fra Tizio, interrogò Suor Caia sull'argomento ed entrambi ammisero proprio di aver dato quelle risposte, ma senza aver interpellato padre Pio. Immaginando così che padre Pio avrebbe dato quelle risposte in simili circostanze. Beh, cosa successe? Successe che dopo qualche mese la vedova che si era risposata rese l'anima a Dio.